Buongiorno, buongiorno. Sì, io sono stato per 5 anni sotto scorta, ma non credo sia, diciamo, il tema centrale, con Michele peraltro, credo anche di più. Dico due cose sul film e poi dico due cose sul contesto e su quello che hai appena detto del film, quello che mi sembra oggi ancora attualissimo e potente, la regia e in particolare quell'uso della camera per raccontare la solitudine, l'infelicità, l'amarezza, ma anche la voglia di ribellione della vera protagonista del film, che è Carla Gravina. Quello che io ho particolarmente amato, mi permetto una piccola annotazione tecnica, sono certi piani sequenza su di lei che raccontano molto meglio dei dialoghi di quella solitudine, di quel senso contemporaneamente di impotenza e aspirazione alla ribellione che il film contiene, naturalmente. Quelli erano anni, lo hai appena detto, e non posso che confermarlo, drammatici e terribili, anche per alcune ragioni, come posso dire, tecniche, relative a come funzionava il nostro lavoro, intendo dei magistrati che si occupavano di criminalità organizzata a tutti quanti i livelli. All'epoca eravamo pochissimi, per un fatto culturale, perché in precedenza il fenomeno, in maniera più o meno deliberata, più o meno inconsapevole, era stato ignorato o sottovalutato. I primi anni 90 a occuparsi di indagini di mafia, di importantissime indagini di mafia, in ogni procura eravamo uno o due, il che rendeva, e qui vado alla questione tecnica di cui dicevo, non privo di senso da parte di criminali agguerriti e spietati immaginare di uccidere un magistrato per risolvere il problema. Era una prospettiva munita di senso, perché semplicemente a sostituire quel magistrato difficilmente in tempi brevi sarebbe andato qualcuno con lo stesso bagaglio di esperienze, con la stessa capacità di affrontare il fenomeno criminale. In quegli anni questo si è capito e le cose sono fortunatamente cambiate, nel senso che l'approccio culturale al fenomeno della criminalità di tipo mafioso è cambiato, a cominciare dalla spersonalizzazione delle indagini e quindi dalla progressiva riduzione del rischio, che cose come quelle raccontate, ovviamente in forma di finzione, in certi momenti direi in maniera quasi teatrale, alludo alla dimensione quasi astratta di certi pezzi della narrazione, certe cose potessero accadere. Io voglio dire, diciamo, ancora due cose sul punto e poi cedere la parola per non dilatarmi troppo. Insisto, era quello che voleva fare il film ed è quello che ha colpito particolarmente me, il racconto della solitudine delle donne. Anche bellissima la parte sulle interviste e quella fuga dalla retorica del perdono che io ho sempre trovato francamente insopportabile, perché il perdono, hai perdonato, ma che c'è? Voglio dire, è una cosa che può accadere molto tempo dopo, al di fuori dei riflettori e tutto il resto. Io trovo malsana l'idea stessa di un perdono in presenza della pelva feroce, assetata di sangue lì. Però io voglio concludere l'intervento dicendovi qualcosa che a volte rischia di essere dimenticata quando si parla di quegli anni, di quello che è successo e quando si rievoca il senso di sconforto che tutti ci prendevano in quegli anni quando accadevano quelle cose. Io ho cercato di raccontarlo anche in un romanzo in cui quelle storie, quelle del 92, sono sullo sfondo di una vicenda criminale raccontata qui in Puglia. Ma quello che non bisogna dimenticare è che tutti quelli che hanno ammazzato i magistrati in Italia sono andati in galera, all'ergastolo. Quello che non bisogna dimenticare è che le stragi del 92 non furono l'apice del potere dei corleonesi, furono l'inizio della fine della mafia dei corleonesi. Quello che non bisogna dimenticare è che in questo paese, in Italia, c'è stato il contrasto con gli strumenti del processo e della democrazia più enorme, più efficace del mondo civilizzato al terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso. Quello che non bisogna dimenticare, bisogna tenerlo fisso nella mente, è che nel 1991-1992 in Italia c'erano circa 2.000 omicidi all'anno. Volete sapere quanti ce ne sono stati nel 2017? 315, di cui 140 omicidi donne, che è una cosa spaventosa contemporaneamente, ma al tempo stesso ci dice che omicidi, come dire, ordinari, ce ne sono stati circa 170, di tipo mafioso pochissimi. Questo è un paese che
dimentica facilmente oppure gira lo sguardo, ed è bene invece che ricordi quello che c'è stato e quello che c'è adesso ancora, cioè un contrasto efficace, micidialmente efficace, realizzato dalle migliori forze di polizia del mondo e, perché non dirlo, da una magistratura che è stata capace di munirsi degli strumenti culturali e tecnici per affrontare questo fenomeno. Quando guardiamo un film come questo e ne apprezziamo la bellezza artistica, ricordiamoci anche poi la storia, che cosa è stato e che tipo di reazione questi fenomeni ha avuto il nostro paese.